E bella ragazzi, e bentornati qui sul canale. Andiamo avanti con questa splendida opera. Magnifico. Magnifico. È iniziato anche a piovere. Che bei colori, che bello stile. Bellissimo. Cerchiamo di vedere se porta a qualche parte. No. Che bello che è per me condividere un gioco come questo. Ok, la telecamera mostra la via, però io come sempre... No, dai, sembrerebbe chiusa. Cavolo, ci è mancato un pelo. Volevo capire prima se ci fosse qualcosa qua in basso. Ok. Perché altrimenti... Va bene. Qua vedo lì in alto che c'è un percorso tutto in alto. Voglio vedere qui giù prima che cosa c'è. Ok, mi sa... Sì. Che qua è bloccato? No, però... Credo che questo percorso in alto mi faccia arrivare... a quella sorta di checkpoint, spaccando la colonna. Quindi andiamo subito a prendere la roba. Devo fare tutto il percorso a ritroso, però non è un problema. Ah,
Forse devo farlo per forza da qua. Ok, torniamo in alto. Ottimo. Che bel gioco. Sarò ripetitivo, ragazzi, però io dico quello che sento e... Ok. Andiamo a prendere quelle farfalle lì in alto. Oh, issa di un pelo, no! Devo rifare tutto. Ma ci è mancato un niente. Perché a volte devo capire se quel doppio slancio lo fa indipendentemente dall'aver subito saltato o lo possa fare in qualsiasi momento della caduta. Ma credo in qualsiasi momento della caduta. O comunque in qualsiasi momento del salto, ecco. Non ti ci fa arrivare. Vediamo se allora si arriva da qua. No. Ragazzi, dovete perdonarmi, ma sono fatto così. Finché c'è qualcosa che vedo e che posso prendere, non vado avanti. Però, cavolo, ho fatto questi salti qua, tra virgolette, alla perfezione, insomma, di quello che potrebbero essere alla fine dei salti semplicissimi da fare, eh? Non stiamo parlando di chissà quale difficoltà, però mi ci ha fatto arrivare proprio a pelo. È perché plana subito, diciamo. Vedete, fa subito una discesa. Diamogli un bello slancio, tac. Dai, 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 dai. Bene. Ora, speriamo che il colpo, questo qua, non me la faccia subito. Ah, cavolo! Ho preso uno spavento, non credevo che ci fosse il sostegno qui sotto. Si è creato all'improvviso o non l'avevo visto io prima. Comunque, andiamo avanti. Che dolci. Proviamo fin da subito a stare in alto. Vediamo dove mi porta se plano al massimo. Da nessuna parte. Ok, allora. Ok, questo giro voglio vedere, visto che non mi sembra di vedere. Ah! Ah, accelera, sono delle... Mi fa fare il salto velocizzato. Ok. Ah, ho già provato prima con questa qua, ma non ti butta più giù. Ok. Sempre una colonna mezza distrutta. Prima o poi bisognerà capire a che cosa si riferisce. Ok. È dell'acqua che cerca di venire fuori da sotto. Oh, ah no, sono proprio degli schizzi e basta. Ok.
Chissà se si arriverà a capire a cosa si riferiscono quelle stelle, costellazioni. Siamo tornati indietro. Continuiamo a tornare indietro. E qua è la struttura esatto. Esatto, allora dobbiamo andare in alto. Capire perché a volte non mi prende il comando. Ok. Sono comunque 4 su 7, sempre. E non ci sono altre spiegazioni. Ok. Proviamo male a rompere qualcosa. Proviamo ad andare avanti verso destra. O forse... Esatto. Visto che adesso posso fare il doppio salto. Allora, prima vediamo qui a destra che cosa c'è. Chiuso, ok. Devo andare a sinistra. Dai, 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 dai. Cavolo. E sì che dà un bello slancio, eh. E non mi fa il doppio salto in aria. Cavolo. Forse non è la strada giusta. Vediamo. Mi fa arrivare comunque un po' tutto a pelo, eh. Vediamo qua l'ho fatto apposta, voglio vedere. Ok, se c'erano altre cose in aria, ma non ho visto nulla. Proviamo. Ok. Niente. Di un pelo. Proviamo a prendere a dispiego. Eh no, allora non è fatto per andarci. Vediamo. È che non vorrei fare delle gaffe. Allora, là a destra è tutto chiuso. Se io vado avanti, probabilmente la strada giusta è quella lì in alto, eh. Però devo togliermi tutti i dubbi perché magari è un'area che non ci puoi andare adesso, forse quella là. Non lo so. Vediamo. Ok, ci sono sempre delle farfalline anche qua, però è chiuso. Allora no, allora... Sì, vedete, tutte puntano in alto, è un po' come... Sono dei bellissimi indizi di level design per farti capire la strada in caso in cui tu avessi il dubbio. Visto che noi ora abbiamo seguito le farfalle, loro ti mettono delle farfalle per farti capire... Bene, seguile, vai su. Allora, a questo punto mi viene da vedere. Andiamo qua a sinistra, magari non ho visto bene io e anche qua ci sono delle farfalle da poter salire, magari. Vediamo. No? Beh, a parte un po' si vedrebbero da fuori, Però. No. Ok. Allora farò un po' di tentativi. Vediamo se magari proprio è studiata per farmi andare proprio al pelo della cupola. Proviamo. Dai. Niente, ragazzi. E sì che là sopra c'è vita. Eh sì, voglio vedere. No, non ci va. Non ci va.
Ragazzi, mi sa che mi toccherà fare una piccola accelerazione, giusto per fare qualche altro tentativo. Magari la strada non è questa, perché non voglio rendere il video un insieme di tentativi. Allora, dai, facciamo così. Faccio partire una piccola accelerazione. Ragazzi, alla fine sono riuscito facendo quello slancio proprio al bordo della struttura. Andiamo avanti. Ok. Adesso cadiamo. Ma a parte gli scherzi, mi sa che devo per forza cadere, no? Vediamo un po'. Qua tutto si spinge verso l'alto, però io non posso andare verso l'alto. Qua si cade. Qua ci sono due colonne. E mi fa andare giù. Ragazzi, comunque io ho capito come risalire. Al limite, se la strada giusta è alla sinistra di questa zona qui, andiamo avanti, altrimenti tornerò indietro. Anche perché forse devo rompere la base, no? Perché i mattoni non si muovevano. Io al di fuori di trasformarmi, diciamo, in questa sorta di cubo non posso fare niente. Oh, io mi provo a buttare giù. Vediamo. E mi ha riportato alla base. Giustamente. Non ho la più pallida idea allora dove devo andare. Forse allora devo proseguire di qui. Credevo di dover andare verso l'alto. Magari adesso dobbiamo andare. Ah no, però tra l'altro abbiamo provato prima. Forse dobbiamo risalire? No, perché la parte più alta di questa zona l'abbiamo già vista. Ok. Non mi ricordavo di questa tartaruga. Mi sa che abbiamo trovato la strada giusta, ragazzi. Andiamo avanti. Ok, devo andare giù. Che splendido, che splendido.
Bellissimo, mi piace davvero. I giochi così, ragazzi, mi fanno impazzire. È partita una melodia diversa. Ah, devo fare il tuffo. Siamo in un sottosopra. Ma siamo in un sottosopra. Allora ragazzi, mi dispiace, ma con questo splendido scenario capovolto, veramente, vabbè, questo gioco qua mi sta regalando tantissimo. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata a tutti.